in recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giglia e da Tonio Newbegamer 90, che mi chiedono di parlare del film dei Manetti Bros dello scorso anno, Diabolica, tratto dalle famose, dal famoso fumetto italiano meraviglioso, è nato negli anni 60 e qui il film appunto è ambientato negli anni 60 nella fantomatica città di Clerville, che sembra un po' ispirata a qualcosa di francese, italiano, insomma una città comunque inventata, e qui avvengono appunto le peripezie del nostro Diabolik, ladro assassino famosissimo, seguito da tal Ginko, ispettore che lo vuole a tutti i costi beccare, e in questo film praticamente si fa la conoscenza per la prima volta di Eva Kent, che è questa donna praticamente che sembrerebbe miliardaria, che possiede questo meraviglioso diamante che insomma porta avanti il nostro Diabolik. Diabolik va da lei e mentre va da lei Ginko fa di tutto per poterlo arrestare. La storia più o meno è questa, ma voglio di più perché sennò vi sputtano tutto il film. In pratica è la storia di Diabolik che ha una doppia vita con una moglie che non sa un cazzo, che cerca di rubare questo diamante enorme e che si trova nel mezzo Eva Kent, che in realtà ha ben altre mire verso di lui. Ora, è tratto da due dei fumetti più importanti di Diabolik, il più di tutto dal terzo numero, dove lui appunto incontra Eva Kent, quindi qui stiamo parlando dell'incontro di Diabolik con Eva Kent, quindi viene anche arrestato particolare. Allora, il cast è composto da un ottimo Mastandrea a fare Ginko, che è perfetto non solo fisicamente, proprio molto bravo, e ero molto molto indisposto verso Miriam Leone, che secondo me non ci combinava un cazzo, e seppur secondo me non recitando proprio al massimo livello, però buca lo schermo, è bellissima, riesce a dare quel senso di austerità, di calma, di freddezza che la grandissima nel fumetto aveva. I Manetti la inquadrano sempre bene, le luci sono quelle giuste, così come funzionano anche quelli di contorno, quelli che avevano criticato Roya o altri poliziotti, secondo me invece sono tutti bravini, si divertono. E l'unico secondo me che si diverte poco e si vede è Marinelli a fa Diabolik. Secondo me è una scelta sbagliata, bisogna che lo dica, io non ce lo vedo. Quando si leva la maschera, per me è tutt'altro Diabolik, 10 anni di meno, non è bello quanto Diabolik, non è così algido. E poi ho trovato la sua recitazione veramente a togliere troppo, ha tolto un po' troppo, cioè sembra sia lì per caso, non cambia mai espressione, questo è un peccato. Quello che invece funziona veramente alla stragrande nel film, che dura un po' troppo, una decina di minuti l'avrei tagliati, è sicuramente il rapporto fra come è scritto fra Diabolik e Eva Kent, che è fantastico. Funziona tantissimo il personaggio di Ginko, funzionano le atmosfere noir suggestive, semplici, squadrate, la regia è la cosa migliore secondo me, costume e scenografia sono perfetti, la fotografia è fantastica, la ricostruzione dell'idea del fumetto esiste, eppure è cinematografico a bestia, non è per niente cinefumettoso come in pente la gente di adesso. Se adesso si aspettano la roba alla Marvel cascano malissimo. Diabolik è un anti-eroe, Diabolik è il cattivo in realtà in una società dove tutti sono cattivi e forse l'unico esente da colpe è Ginko e forse nemmeno lui, e in questo viene fuori tutto il noir dei Manetti. Girare le scene d'azione con precisione senza farsi prendere la mano e diventare degli shooter, riescono a girare le scene di tensione con buon gusto, le scene di violenza sono ottime e alla fin fine, come ho detto, il film a me ha divertito a bestia. Certo, non è un capolavoro, quelli che mi fanno fai un paragone con Bava è impossibile, sono due epoche diverse, due film diversi, e in più quando scoprono il covo è fatto molto bene, tutto il gioco delle maschere è perfetto, con degli ottimi effetti speciali. Ripeto, è un film che funziona proprio per come è stato messo in scena, per come sono stati scelti i momenti in cui muoversi, rallentarsi. È un film dal ritmo posato che si accende con la tensione dove deve, e questo è una cosa che a me piace molto. Dei Manetti maturissimi che dimostrano ormai dopo Amore e Malavita e Sangue Napoli di aver raggiunto a livello secondo me proprio come autori una maturità di ottimo livello, e in questo film la dimostrano, perché comunque attaccarsi a Diabolik per chi come me lo ha sempre letto non era assolutamente facile, perché è un fumetto fatto anche di tavole vuote, di silenzi, di pochi disegni, un fumetto quasi astratto nel suo essere così concreto. Ripeto, a livello registico non fanno quasi un errore, l'unico problema secondo me è il montaggio un po' troppo allungante, cioè il film dura un po' troppo, io un quarto d'ora ce lo tagliavo. Poi a livello di regia secondo me funziona tutto, le scene d'azione, le scene drammatiche, le scene romantiche, poi c'è questo gioco di sguardi che è notevole. Ripeto, Marinelli non è che non sa recitare nel film, mi sembra che non sia adatto al ruolo e che anche lui se ne sia forse accorto, perché la faccia non era proprio di belle convinte, ma resta il fatto che secondo me il film è un film assolutamente da non perdere italiano di genere, perché noir non si fanno mai in Italia, e Diabolik è l'ennesima dimostrazione che si possono fare anche in Italia film tratti da fumetti che abbiano però una loro identità e che non debbano seguire per forza le stronzate americane, ma avere una loro forza e dignità anche europea, perché questo film comunque è esportabilissimo in tutto il mondo. Questo per me è un bel film, io mi sono divertito tanto, ha i suoi errori, nessun dubbio, ma nel complesso però sono riuscito a entrare dentro il mood del film, mi hanno fatto entrare dentro Diabolik e mi sono sentito soddisfatto di questa versione
chiaramente ispirata al fumetto delle sorelle Giussano, mi pare il minimo, ma che però alla fin fine è proprio un film dei Manetti a tutti gli effetti. Certo, c'è chi l'ha distrutto al limite, non riesco a capire come mai abbiano distrutto un film del genere, che mi sembra di Mortone fatto bene. Ricordiamoci che è un film italiano, ne è costato 150 milioni di dollari e che i nostri riescono a far sfruttare benissimo quel budget, perché il film alla fine sembra fatto negli anni 60, i costumi sono perfetti, la fotografia vola, la regia c'è tutta, il ritmo è quello giusto, ripeto, i difetti sono quelli che ho detto, ma non ammazzano il risultato finale, che secondo me è davvero buono. Poi insomma, a voi vedervi Bestie Diaboliche, che per me e per gli amanti secondo me del fumetto è imperdibile, per questo metto il link qua sotto.